Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, ritorna il garage della Formula 1 per iniziare questo 2021, tutto uno, vabbè, prendiamola come viene e ospite un personaggio, un amico che tutti conosciamo, nostro signore degli pneumatici, Don Mario Isola. Buongiorno Mario. Ciao Alessandro, Che addirittura. Mi presentazione. sembra un filo esagerata, ma va bene, dai. Se lo merita, se lo merita. Tra l'altro, visto, vabbè, ormai sono passati mesi, ti sei tolto di dosso anche il fastidio, del Covid, pronto a partire il mondiale fine marzo in Bahrain, nulla più succedendo. Test 12-14 di marzo, sempre. A Shakir, gestione di questo inizio di anno da parte di Pirelli, cosa fate, cosa succede, soprattutto in un frangente di pandemia con tutto quello che ne consegue. Allora, gestione che ricalca quanto abbiamo imparato lo scorso anno, conferma di un'allocazione fissa di set per ciascun pilota, quindi la famosa libertà di scelta che c'era nel 2019 non ci sarà, un'allocazione standard che comprende due set di hard, tre di media e otto di soft, ha funzionato bene l'anno scorso, ci dà la possibilità di essere un po' più flessibili perché ovviamente possiamo produrre in anticipo senza conoscere quelle che erano una volta le scelte dei team e quindi anche di reagire a variazioni di calendario più prontamente. Per quanto riguarda l'inizio del 2021, nulla di particolare se non aver recuperato le gomme che già stavano andando in Australia via mare in un porto di interscambio e quindi le abbiamo intercettate e le stiamo facendo tornare in Inghilterra. Dato che l'Australia è stata posticipata, non aveva senso mandarle là per novembre. E per il resto, Bahrain ci stiamo preparando, stiamo cercando di seguire quelle che sono le restrizioni, le procedure che vengono richieste come tamponi, eccetera, ma diciamo che dopo i quasi 50 tamponi fatti l'anno scorso abbiamo una certa esperienza. Al di là del discorso vicinanza test, primo Gran Premio, stessa sede, è cambiato qualcosa? Cambia qualcosa da Barcellona a Shakir? Meglio forse per certi aspetti o no? Diverso perché Barcellona è una pista tecnicamente differente che ha anche delle curve ad alta velocità, mentre il Bahrain è un po' più tutto stop and go, richiede molta trazione, è un asfalto molto più aggressivo. Troveremo delle condizioni meteo ovviamente molto simili a quelle della gara, che ci sarà 2 settimane dopo, quindi molto molto simili, e questo può essere un aiuto per le squadre per capire se la progettazione delle vetture 2021 è corretta o devono rivedere qualcosa. Sappiamo che ai test tutti si nascondono, per cui i tempi sul giro, soprattutto nei 3 giorni di prova, non saranno quelli che poi vedremo in gara, come sempre. Per il resto direi che sì, sono due situazioni differenti, ma entrambe valide. Col discorso che si passerà dal giorno alla notte, come consuetudine, dalla parte degli Emirati. Fulvio Daniele, a voi, buon Mario. Ciao Mario, buonasera. Ciao, Ciao, Fulvio. ti volevo chiedere, le gomme 2021 rispetto alle 2020, cosa cambierà? Che noi abbiamo visto cambio diverse prove con le Proto nel 2020 e cosa cambieranno proprio effettivamente durante quest'anno? Se ci sono importanti segni di demarcazione o è solo uno sviluppo tecnico della spalla della gomma che abbiamo visto la modifica, diciamo? È uno sviluppo che coinvolge il profilo e la costruzione della gomma anteriore, mentre solamente la costruzione della gomma posteriore. Questo perché sappiamo quanto vicino è il fondo della vettura al Sì. pneumatico posteriore, quindi cambiarne il profilo avrebbe voluto dire, come era successo nel 2019, sostanzialmente obbligare le squadre a ridisegnare una parte del fondo. Già il fondo è stato modificato per regolamento tecnico. Non abbiamo voluto fare un ulteriore step in questo senso. Le mescole rimarranno le 5 mescole che conosciamo, che c'erano l'anno scorso,
D'altronde nel 2020 non abbiamo sostanzialmente avuto possibilità di test, le uniche prove sono state fatte durante le prove libere di un gran premio, di più gran premi, ma sappiamo che durante le prove libere le squadre sono molto focalizzate al weekend di gara, come è giusto che sia, per cui non si può fare un vero e proprio test di sviluppo, un adattamento della vettura, un'ottimizzazione del setup per capire quale sia la vera prestazione del nuovo prodotto. Ma perché abbiamo disegnato una gomma diversa per il 2021? Perché le prestazioni di queste vetture continuano a crescere e nonostante i regolamenti tecnici cerchino di limitarne lo sviluppo, sappiamo che qualcuno dice che ha già recuperato quel 10% di carico aerodinamico che doveva essere tolto dalle modifiche aerodinamiche previste nel regolamento tecnico. Quindi è chiaro che le squadre corrono, sono in competizione, devono trovare la miglior prestazione, ma trovare la miglior prestazione significa caricare la gomma, quindi aumentare i carichi, gli stress sui pneumatici, ed è questo il motivo per cui nella nostra storia ormai di 10 anni di Formula 1 tutti gli anni abbiamo presentato un prodotto nuovo, tranne come sappiamo nel 2019 per il 2020. Pensare di portare lo stesso prodotto per un ulteriore anno anche nel 2021 non era a nostro avviso la scelta corretta. Abbiamo trovato delle costruzioni più resistenti che possono seguire meglio questo sviluppo e quindi l'abbiamo voluto introdurre. Ho capito. Ma sempre parlando poi di evoluzione tecnologica, mettiamo il caso che i regolamenti siano solo per le dimensioni della gomma. Queste tipologie di gomme è il miglior prodotto tecnologico sul mercato o si può fare di più? Cioè, mi spiego meglio, forse durata, resistenza, penso che possano essere evolute ancora di più nel tempo. Ah, sai, tutto si può fare, se pensi che, non so, 20 anni fa non avevamo nemmeno i cellulari, quindi cioè, la tecnologia, questo è per dire che la tecnologia ha una velocità incredibile, l'abbiamo visto negli ultimi decenni. Si può fare di più, ma bisogna anche capire che cosa è richiesto a questo prodotto, perché come monofornitore non ci viene chiesta una prestazione di un certo tipo, ci vengono chieste delle altre caratteristiche, ci viene chiesto un certo livello di degrado che aiuta poi lo show con più pit stop, più sorpassi in pista. Ci è stato chiesto di produrre diverse mescole con una prestazione di circa un secondo di differenza sul giro tra una mescola e l'altra. Questo delta è stato poi leggermente rivisto per il prodotto 2022 18 pollici, proprio perché si cerca di coniugare quello che è uno sport che ha un altissimo contenuto tecnologico, ma che deve anche essere bello da guardare. Perché alla fine lo spettatore viene in pista o guarda Formula 1 in TV perché vuole vedere dell'azione, vuole vedere piloti che fanno cose un po' da extraterrestri. Certo, poi se è troppo piatta come prestazione, poi lo show ne va a peggiorare. Esattamente, quindi dirti è il miglior prodotto, è sicuramente un prodotto di tecnologia altissima dal quale noi impariamo tutti i giorni e portiamo poi questa tecnologia sul nostro prodotto stradale. Poi che sia il migliore in assoluto, fattibile, è impossibile da dire. Mentre per il 2022 le gomme sono già in fase di studio, penso di sì. E a che punto siete? E poi ti voglio chiedere eventualmente la gomma 2022 quanto influenzerà, in base poi anche ai regolamenti della 22, le prestazioni? Cioè, o meglio, quanto sarà il cambio tra la 21, queste qui, e le 22? Allora, la gomma 2022 prestazionalmente sarà in linea con quelle 13 pollici che abbiamo oggi. È chiaro che verranno montate su vetture che sono completamente diverse, con un carico aerodinamico diverso, un bilancio dei pesi spostato, quindi ci sono molti aspetti tecnici della vettura che saranno differenti e che renderanno difficile confrontare, fare un confronto puro tra le gomme 2021 e le gomme 2022. Questo problema in realtà ci si è posto
perché se tu come target dici io voglio una gomma che prestazionalmente si allinea con quella di oggi, devi poi anche confrontarla. In realtà questo confronto noi lo riusciremo a fare con i simulatori. Riusciremo a simulare le prestazioni della 13 pollici e della 18 pollici utilizzando un modello di vettura, diciamo, costante, che ci permette di andare a vedere questa cosa qui. Però ecco, in pista sarà molto difficile. Quello che ti posso dire, se vai a vedere la Formula 2, che in realtà ha mantenuto praticamente la stessa vettura, modificando le sospensioni e con le gomme 18 pollici, abbiamo visto quest'anno che i tempi sul giro erano allineati, quindi l'unica cosa lì che è cambiata erano le gomme e le prestazioni erano allineate. A che punto siamo? Abbiamo cominciato lo sviluppo a fine 2019 con 3 sessioni di test, siamo riusciti a farne una a febbraio 2020 con Ferrari e Jerez, poi la pandemia ha bloccato lo sviluppo, abbiamo dovuto riprendere in mano il 13 pollici. In realtà non ci siamo completamente fermati, abbiamo continuato a fare delle simulazioni, ma le simulazioni virtuali con modelli virtuali, perché non era possibile per un periodo. Addirittura qui a Milano abbiamo avuto la sperimentazione, tutta l'azienda chiusa, se ricordi in aprile quando è stato della prima ondata di Covid, tutte le attività si sono fermate, avevamo un lockdown molto molto forte, per cui ci siamo dovuti di fatto fermare, ma lavorando da casa con i computer, detto banalmente, con i modelli virtuali siamo riusciti ad analizzare, a fare qualcosa. Adesso riprendiamo, l'obiettivo è di riprendere a febbraio, inizio marzo, con dei test che dovranno essere sia su asciutto che su bagnato, perché dobbiamo sviluppare anche la gomma da bagnato e l'intermedia, con l'obiettivo di riuscire a fare tutte le 25 le giornate previste dal regolamento, diciamo da adesso fino a settembre-ottobre di quest'anno. Ne vorreste di più di test per queste gomme qua? Sempre. Quello, immagino. Se tu chiedi a qualsiasi dei nostri ingegneri se vorrebbe più test, sempre. Poi 25 giornate sono un compromesso che è stato trovato con le squadre. Comunque non dimentichiamoci che quest'anno, si viene confermato il calendario, dovranno fare 23 gare. Quindi capisci che anche gli spazi per testare sono molto limitati. E quindi 25 giornate, ne vorremmo di più, ma sono un buon inizio. Perfetto. Passo la parola a Daniele. Ti ringrazio, Mario. Grazie a te. Mi aggiungo al link che ho fatto insieme a Fulvio riguardo al 2022 al profilo basso. Sostanzialmente, effettivamente, c'è già un'esperienza nel WEC, in Formula 2 e in altri campionati. Effettivamente, come se parliamo di prestazioni sul giro, siamo là. Ma che cosa cambia effettivamente a livello anche globale della vettura? Perché sappiamo che la gomma ha un ruolo di smorzamento di tutte le frequenze di direzione, come possiamo pensare a vari, diciamo, step. E quindi sicuramente la Formula 1 può essere il laboratorio più grande da questo punto di vista, perché va bene le simulazioni, però sappiamo che effettivamente andare in convergenza anche con dei risultati numerici non è sempre facile, né in aerodinamica, ma anche penso in meccanica del veicolo, dove effettivamente c'è anche un limite fisico. Quindi vorrei chiederti quali saranno secondo te le difficoltà, soprattutto perché da come si parla si ritornerà ad un'importanza maggiore del sistema telaio-sospensione, appunto perché essendo una gomma a profilo basso ci saranno più vibrazioni, ci sarà da, diciamo, rivedere l'handling della vettura sia in condizioni di carico massimo sia in condizioni di carico da qualifica. Quindi cosa ne pensi te di queste nuove vetture in prospettiva futura? Beh, è chiaro che sono tutte cose molto giuste quelle che hai detto, ma sono è un processo di lavoro con le squadre continuo. Noi, oltre che fornire dei prototipi fisici durante i test di sviluppo in pista, forniamo dei modelli che possono essere utilizzati delle black box, sono dei modelli virtuali di pneumatico che possono essere utilizzati con simulatori, così come dei modelli agli elementi finiti. Questo consente alle squadre di fare dei calcoli sul comportamento delle vetture, tornare con noi con dei feedback e noi a quel punto affinare anche i modelli per renderli sempre più vicini alla realtà. Questo è un percorso che noi abbiamo già fatto nel 2016, quando abbiamo dovuto sviluppare la gomma larga, cosiddetta quella che utilizziamo adesso, e che in realtà non era probabile in pista
proprio perché non esistevano delle vetture con le prestazioni che poi invece abbiamo misurato nel 2017. Gran parte del lavoro è stato fatto proprio su dei modelli. E questo sarà sempre di più il futuro, mi viene da dire. Non per niente l'anno scorso Pirelli ha acquistato un simulatore. Noi oggi abbiamo un simulatore che utilizziamo non solo per il motorsport, ma anche per le vetture stradali, per avere delle indicazioni molto di dettaglio e più velocemente per accorciare i tempi di sviluppo. Quindi forniti ai team i modelli, forniti ai team anche tutta una serie di dati indoor, c'è proprio un elenco di prove, dai coefficienti di Paseika, mille altre prove che vengono fatte, vengono distribuite a tutte le squadre nello stesso modo. E su questi dati, riferiti a quella che oggi abbiamo identificato come una baseline, come una gomma di riferimento, loro stanno facendo i primi ragionamenti. Poi durante lo sviluppo noi proveremo dei nuovi profili, delle nuove costruzioni, ottimizzeremo l'area di impronta, faremo dei ragionamenti sulle mescole e sulla base di quello che viene avanti, tutte le volte che identifichiamo una nuova base di sviluppo, forniamo tutti questi dati ai team. E i team a quel punto possono fare il lavoro di affinamento che ti raccontavo prima. È un po' una serie di loop di botta e risposta. Il fatto che ci sia una coperta corta, effettivamente, perché il lavoro che fate voi è straordinario anche in termini di ore e quant'altro. No, diciamo, il fatto che ci sia una coperta corta, forse troppi pochi test anche prestagionale, non può essere un limite effettivamente poi fisico a quello che è lo sviluppo dei vari team. Sì, lo è, ma ci sono tanti limiti, tra virgolette, con i quali devi imparare a convivere. Devi pensare che noi disegniamo lo stesso pneumatico per 10 squadre diverse, quindi 10 vetture diverse, con caratteristiche differenti, con piloti che hanno stili di guida diversi. Io ricordo quando ho cominciato la mia esperienza nel motorsport, che eravamo nel mondo del GT, ma in competizione aperta, no? Quindi non c'era il monofornitore, che quasi a tutte le gare portavamo qualcosa di nuovo, prototipi da provare, ottimizzati su quella specifica vettura. Oggi la filosofia è completamente cambiata per un motivo di costi, perché chiaramente avere uno sviluppo continuo costa tantissimi soldi. I budget delle squadre già sono faraonici, tant'è che è stato necessario introdurre il budget cap, figuriamoci se fossimo ancora in una situazione di competizione aperta. Quindi il mondo evolve, il mondo cambia e tu devi seguire quelli che sono i cambiamenti del mondo con gli strumenti che hai a disposizione. Chiaro che se tu mi chiedi, ma se invece che 25 giornate di test ne vorresti 30, ma anche 35, però se ne abbiamo anche, guarda quanto dobbiamo sacrificare per esempio lo sviluppo del bagnato dell'intermedio, perché all'interno di quelle 25 giornate ci sta anche lo sviluppo del bagnato dell'intermedio. Quindi uno pensa 25 giornate, però io in 25 giornate ci devo mettere lo sviluppo di un profilo, una costruzione anteriore, una costruzione, cioè due profili, anteriore e posteriore, costruzione anteriore e posteriore, 5 mescole d'asciutto, un prodotto intermedio e un prodotto wet. Sono già 7, 8, 9 cose diverse che se le dividi vuol dire che quante giornate di test hai per ciascuna? 2? Capisci che non è molto, no? Sì, perché Mario ha indicato anche una strada, diciamo, giusta e maestra, quella tendenza di fare tanto per quello che abbiamo a disposizione. Ma soprattutto riguardo anche a questa cosa che hai menzionato nell'ultimo intervento, la fase del wet, no? Quando le gare effettivamente da molti anni c'è questa, diciamo, critica, se si può dire così, diciamo, non si vedono più le Formula 1 sul bagnato come accadeva anni fa. E alcuni dicono è la gomma, alcuni dicono è la macchina. Io penso che magari forse è un po' e un po'. Ecco, io da appassionato spero di rivedere effettivamente qualche gara sul bagnato, anziché aspettare la safety che asciuga la pista e poi... Sì, su quello, ecco, quello è ragione. Diciamo che anche in questo caso c'è un'attenzione alla sicurezza molto diversa. Una volta i piloti uscivano anche con visibilità zero. Sappiamo bene che una Formula 1 che ha un posteriore con una corda di 405 mm e butta per aria litri e litri di acqua, è chiaro che poi la visibilità è quella che è. Se sei davanti vedi, se solo sei
terzo o quarto già vedi molto molto meno, per cui siccome la FIA ha un dovere di garantire per quanto possibile, perché il motorsport rimane uno sport pericoloso, ma di garantirne la sicurezza, in certe condizioni non fa uscire le vetture. Si è parlato di acquaplano. L'acquaplano è un limite che ha qualsiasi vettura, anche stradale. Lo puoi spostare verso l'alto? Sicuramente sì, puoi pensare a un disegno diverso che riesce ad evacuare ancora più acqua, però a quel punto attenzione che le caratteristiche di questo pneumatico diventano difficili da gestire con una pista che si asciuga, mentre noi dobbiamo sempre avere quello che viene chiamato crossover tra bagnato intermedio e slick, perché la cosa più pericolosa da fare è non avere il crossover. Se tu non hai il crossover vuol dire che io sono obbligato a cambiare la gomma da bagnato quando ancora non ho le condizioni dell'intermedio, quindi vado a mettere l'intermedio quando non ho ancora le condizioni d'asciutto. Quindi mi troverò in una fase in cui una tipologia di pneumatico non va bene, l'altra nemmeno, e qua diventa pericoloso veramente. Mentre avere un crossover poi diventa una scelta strategica. La cambio prima, la cambio dopo, ma più o meno è quello che va bene. Ma è tutto molto condizionato alle scelte che vengono fatte. Grazie Mario, perché questa spiegazione del crossover non è, diciamo che non si trova in giro molto facilmente, quindi è una cosa importante da spiegare, perché effettivamente la gente magari non può pensare che ci sono dei buchi effettivamente tra quello che è la sicurezza da garantire come standard e quello che effettivamente è pure lo show. Grazie mille. Mettere d'accordo tutti, come sempre, alla fine non è facile, soprattutto in uno sport ipertecnologico come la Formula 1, e quindi tante teste anche da prendere in considerazione. È ipercompetitivo, direi. A proposito dell'ipercompetitivo, torna Fernando Alonso, vedremo se resta Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e pochi altri che hanno, diciamo, un'età di un certo tipo, e giovani piloti all'arrembaggio. Pirelli vive del feedback delle scuderie e dei piloti. Che differenza, se c'è, si può dire, tra quello che apportano i piloti stagionati e invece quello che apportano i piloti giovani? Qualcuno meglio di qualcun altro? Ma sai, allora l'esperienza chiaramente è un fattore importante, perché i piloti stagionati, come li hai chiamati tu, hanno una memoria storica per cui possono ricondurre determinate situazioni a cose già vissute, darti degli spunti, darti delle idee, che ti danno anche i giovani, perché ci sono dei giovani molto validi dal punto di vista dell'analisi, però quello che manca ai giovani delle volte è questa memoria storica, cioè loro fanno lo zero sulla base di lavoro, sulla gomma di riferimento, e poi ti danno delle sensazioni molto valide sui prototipi che gli fai provare. Adesso sto parlando di una situazione di test quando sviluppiamo qualcosa, no? Entrambi sono validi. Io non mi sento di dirti che è meglio il giovane o è meglio lo stagionato. Delle volte magari lo stagionato ha delle, non delle preclusioni, ma dei blocchi per cui rientra in certe caselle. Il giovane è più libero di mente, ti dà un parere più di pancia. Poi è anche vero che queste vetture sono veramente dei laboratori mobili, per cui hanno tanti di quei sensori che ti permettono di andare un po' più a spaccare il capello in quattro, andare a vedere il commento del pilota, cercare poi di tradurlo in un linguaggio che sia intelligibile per l'ingegnere, che poi lo deve tradurre in un nuovo prototipo, in un nuovo prodotto. Ecco, mettendo insieme un po' tutto, quello che ti posso dire è che è molto difficile trovare un commento del pilota che non va d'accordo poi con quello che vediamo nei dati di telemetria. Questo anche perché, diciamo che, insomma, per arrivare in Formula 1 è che ci arrivano proprio l'ultimo, no, del carrozzone. Insomma, devi avere comunque delle qualità per arrivare in Formula 1, e a quel punto riesci anche a dare un feedback abbastanza attendibile. Chiaro. Una delle ultime domande, direi un accenno a quanto fatto vedere dalla Mercedes con l'utilizzo del DAS.
Voi avete avuto evidenza, ci sono stati riscontri dell'utilizzo o meno del DAS da parte della Mercedes? Nel senso, anche lì, vi arrivano dati, vi hanno detto, se si può dire, se non si può dire, guardate cosa succede quando lo usiamo o quando no. No, non ci hanno detto guardate cosa succede, perché è chiaro che è un'invenzione come quella del DAS, che è geniale, perché devo dire che è stata geniale, la pubblicizzano il meno possibile, mettiamola così. Poi è chiaro che noi siamo andati a vedere come quale poteva essere stata la conseguenza sul pneumatico, quindi se il profilo d'usura era più regolare, se le temperature erano meglio distribuite, tanti fattori per capire come questo dispositivo poteva influenzare l'utilizzo dei pneumatici. Sicuramente è stata un'invenzione che ultimamente purtroppo in Formula 1 se ne vedono un po' meno, forse perché il regolamento è così bloccato che le genialate come negli anni 80, io mi ricordo quando ero ragazzino ogni tanto arrivavano delle macchine che dicevano ma no, non è possibile, ormai non le vediamo più, cioè, è tutto molto più incasellato. I geni sono un po' castrati da tutto, sì, quanto sì. Fa regolamento. E... Esatto, però almeno... Sì. Loro questo è stato provato e sicuramente è un qualcosa che bandito per il 2021 ci stanno studiando per chissà cos'altro, perché se no dubito l'avrebbero fatto poi io. Beh, quello fa parte del gioco, no? Voglio dire, ciascuno cerca di portare a casa tutto quello che riesce. Loro hanno avuto l'intuizione, l'hanno usato un anno, adesso il regolamento glielo impedirà per quest'anno, però io spero di vedere delle altre intuizioni geniali da parte anche di altre squadre, spero. Che la Ferrari torni in auge e torni nella lotta, che qualcun altro si aggiunga per un mondiale sicuramente combattuto e divertente. L'Italia Style in Formula 1 è garantito da Pirelli, da Mario Isola, arriva anche un altro italiano al timone della Formula 1, Stefano Domenicali, quindi l'Italia Style ovviamente continua. Teniamo qualche piede dentro, dai. Staremo a vedere. Grazie mille a Mario Isola per questa bella chiacchierata di inizio stagione. Grazie a voi. Speriamo di rivederci prossimamente anche in pista quando tutta questa emergenza finirà. Alla prossima.